Rieccoci in studio e torniamo a parlare di sostanze perfluoroalchiliche perché anche a Brendola Greenpeace oggi ha prelevato alcuni campioni di acqua dalle scuole. L'obiettivo è quello di verificare se esiste o meno la contaminazione da PFAS. Partito ieri da Verona, oggi il monitoraggio Greenpeace sui PFAS è approdato nel capoluogo iberico e poi nella zona ovest della provincia. Le analisi a campione saranno fatte su acqua prelevata, oltre che a Vicenza, anche in alcuni plessi scolastici di Brendola, Montecchio Maggiore, Sarego e Arzignano, zone caratterizzate da un diverso grado di contaminazione. Obiettivo della ribattezzata operazione Rubinetto è quello di analizzare appunto l'acqua che esce direttamente dai rubinetti di casa o delle scuole. A Brendola i campioni di acqua sono stati prelevati nell'istituto Boscardin. Diciamo che nelle scorse settimane numerosi genitori hanno scritto a Greenpeace proprio per richiedere analisi indipendenti in quanto vogliono essere certi dell'acqua che bevono i propri figli negli istituti che frequentano. Ci vorranno dei tempi tecnici perché sono i tempi tecnici del laboratorio che esegue le analisi. Il monitoraggio di Greenpeace proseguirà nei prossimi giorni nelle altre province venete in virtù di un rapporto che la stessa associazione aveva pubblicato nel novembre scorso sul livello di inquinanti anche nella provincia di Vicenza, dove le popolazioni sono più esposte ai PFAS. E a Meledo di Sarego parla il titolare dell'autolavaggio preso di mira decine di volte dai ladri. Ho le armi, dice, ma preferisco non usarle. Fai, spari, spari cosa? Ne sono cinque. Cinque, sai cosa fai? Li uccidi tutti cinque? I furti da lui subiti negli ultimi mesi sono stati una decina, i tentati furti, molti di più. A Meledo di Sarego, nella proprietà del signor Lovato, che si trova nella zona artigianale, i segni di scasso sono ancora evidenti. Soltanto qualche giorno fa i malviventi hanno preso di mira ancora una volta l'autolavaggio automatico e i locali annessi. Hanno procurato danni per oltre 10.000 euro, dice, per portare via soltanto qualche spicciolo. Felice Lovato parla di continui furti, non si sente sicuro. Qua, che su questo capannone, che quello è di mio fratello, e questo capannone li ho fatti scappare 3-4 volte, che li ho scoperti di sera. E là è il bar 5-6 volte, 2-3 volte il capannone, e anche là un paio di volte sono riusciti a farli scappare, ma non posso mica io di notte, perché io vado, anche l'ultima volta, io a mezzanotte e mezza, perché i cagnolini non abbaiano mai per niente. E sono. Per fortuna, non per sfortuna, per fortuna, non sono uscito. E l'8 e il 9 aprile Valdagno ospita la festa della Maresina che quest'anno giunge alla sua quinta edizione. Lungo le vie e piazze del centro storico la manifestazione proporrà una serie di appuntamenti abbinando al programma la festa dei fiori in Piazza Dante, dove saranno collocati stand gastronomici con menù a tema. Cuore della festa della Maresina saranno invece Piazza Roma e Piazza del Comune a partire dal primo pomeriggio di sabato. E torna anche l'appuntamento con la nostra rubrica Segnala il problema. Noi infatti aspettiamo sempre le sollecitazioni agli indirizzi mail e ai contatti che vedete in grafica. Noi poi provvederemo a riferirli a chi di dovere e se possibile a porvi rimedio. Bene, con questo grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata. Cheat!